Gesù. Allora, scegliete voi, vi faccio uno spogliarello integrale o un gioco di prestigio? Gioco di prestigio. Signora Bionda, dica. Si era espressa, lo dica. Gioco di prestigio. Gioco di prestigio, che è come la volpe che non arriva a Luma, dice Cacerta, ho capito. Signori, siamo per eseguire il gioco di prestigio che tutti... Lo fanno solo tre persone in Italia, sì. Prima di tutto. Lo fa il mago Telma. È morto. È morto il mago Telma. E lo fa il mago Silva. È morto. Il terzo, se io mi gratto i milioni, perché si fanno pure tu. E Mario, me la fai una luce da gioco di prestigio, cortesemente? Mario è il nostro tecnico delle luci. Poi lo mandava alla... Mario, mica è morto ancora. È morto nessuno. Ci fa il tecnico delle luci, poi vai della lavandina dei piatti, così che la corrente fai. Signori, partirà una musica ipnotica in sordina, la sentite, in sordina proprio. Fate un applauso ad Alberto Lavandina! Si è fulminato un faretto, proprio adesso. Davvero, no? Adesso, ma parlo appunto. Senti. Dico il microfono. Vai, sì. Bravo, bravo. Allora, pare che siano stati rinvenuti due oggetti. Bravissimo. Di paglio. Troviamo i proprietari, perché qui no, bisogna andare avanti con lo sketch, se no è una cosa. Guardiamo allora. Chi ha perso questo, signore? Che cos'è? È un ovulo per il trasporto di sostanza stupefacente. Che la mia domanda è a mangiarlo pure, ma a cagarlo, come hai fatto? Il sassofonista, zitto, pure un'altra cosa. Un'altra cosa. Porca troia, pure. Ma chi ha la domanda nostra? Eccolo qua! Io sono fuori. Sapete che cos'è questo? È una bottiglietta di collirio. Collirio che l'hai persa di vero? Prima t'ho visto. Cos'è, perché ha persa lei? Che sono sei mesi che viene in cazzo. Si mette il collirio, che non che glielo faccia vedere, ma poi ha rifresca, perché. Prego, Alberto, rifai. Signori, inizia il gioco. Chi parla e non calcio sulle palle. Ce l'hai là, eh. Tanto gli riesce mai, tutti i roba gli riesce mai. Nulla sopra, nulla sotto, nulla ai lati, nulla davanti, nulla di dietro. Peccato per Mario. Peccato per Mario, è normale per noi. Come si dice in ucraino, giocoschi di prestigiosi. E in spagnolo una macchia, non so perché, una fidanzata spagnola. Cioè di Napoli, di quartieri spagnoli.